Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. A grande richiesta abbiamo deciso di fare un tour del camper con tutti i lavori aggiornati. Ce l'avete chiesto in molti, siamo rimasti fermi di nuovo quest'anno 2 mesi per ultimare i lavori, diciamo, essenziali per quanto riguarda il nostro viaggio, e in molti ci avete chiesto appunto di mostrarveli e abbiamo trovato il posto perfetto per mostrarvi Zinzi in tutto il suo splendore. In questo video vi parlerò dei lavori che abbiamo fatto esternamente al camion, poi faremo un altro video dedicato all'interno. Partiamo dal primo lavoro che abbiamo effettuato sul camion, cioè aggiungere un serbatoio. Abbiamo aggiunto un serbatoio da 140 litri, quindi ci permette di avere un totale di 300 litri all'incirca di gasolio, e questo ci permette di percorrere 1200 km. Su per giù, dipende ovviamente dalle strade che facciamo, se inseriamo il 4x4 o meno, però all'incirca l'autonomia è quella, che per noi è più che sufficiente. Il serbatoio aggiuntivo l'abbiamo fissato direttamente sulla pedana che aveva in origine il camion, quella dei pompieri, dove loro avevano altri strumenti. Essendo vuota, abbiamo trovato lo spazio perfetto per il serbatoio aggiuntivo. Non è collegato direttamente con il serbatoio principale del camion, per scelta ho deciso di mettere una pompa di travaso che ogni volta andrò ad inserire nel serbatoio aggiuntivo a quello principale. Qui sotto appunto ho installato la pompa di travaso a 24 volt che è collegata direttamente alle batterie, quindi quando mi serve travasare io inserisco il tubo nel serbatoio aggiuntivo, l'altro nel serbatoio principale, e aziono la pompa da qua dietro. Un altro lavoro molto importante che abbiamo eseguito è sostituire i cerchi con camera d'aria che avevamo acquistato all'inizio con dei cerchi tubeless. Questi appunto sono con un anello, quindi il copertone volendo può essere sostituito senza smontare il cerchio. È un lavoro abbastanza fisico, però possibile. Non abbiamo ancora avuto la possibilità di testarlo, però speriamo di testarlo il più lontano possibile. In ogni caso noi abbiamo la ruota di scorta col cerchio, quindi in caso sarebbe anche più veloce direttamente sostituire la gomma col cerchio montato. Un altro lavoro essenziale era quello di realizzare una scala appunto per accedere alla cellula abitativa. Per me, essendo più bassottina, ovviamente la difficoltà era maggiore, quindi abbiamo optato per due tipi di scale: una quando siamo nelle condizioni di poter utilizzare una scala fissa, quindi molto più comoda, e un'altra dove in caso di necessità non possiamo appunto portare fuori questa scala, realizzata da Gregorio, la mitica scala, perché è davvero comodissima. Abbiamo deciso di portare con noi una scala telescopica. Tra l'altro la realizzazione di questa scala, diciamo che non è stata semplice, grazie alle competenze di Gregorio, che l'ha realizzata in pochissimo tempo, perché avevamo il problema della porta sopra la ruota. E per ovviare a questo problema Gregorio ci ha fornito subito una soluzione, quindi abbiamo montato degli occhielli sotto la porta, dopodiché lui ha realizzato dei ganci che vanno a appoggiare appunto su questi occhielli. Ovviamente rimane il problema di dove ritirarla questa scala, perché comunque è abbastanza ingombrante. Sempre Gregorio, con la sua ingegnosità, ha realizzato degli angoli che sono direttamente saldati alla scala. Questi angoli ci permettono di appoggiare la scala direttamente al portaruota. E come vi abbiamo fatto vedere della scala ancorata al portaruota di scorta, ora vi parleremo anche del nostro portaruota di scorta. Costruito da Gregorio, noi avevamo una richiesta indispensabile, che era quella di poter aprire i portelloni posteriori in modo semplice e veloce, e Gregorio si è ingegnato veramente a fare un super portaruota di scorta molto molto comodo e sicuro allo stesso tempo. Il portaruota di scorta è un cancello fondamentalmente sul quale viene fissato la ruota, che pesa più di 200 kg, e quindi era necessario veramente fare un sistema molto molto robusto. È fissato direttamente al telaio del camion, non al controtelaio ma al telaio del camion, e con delle cerniere resistenti il cancello viene aperto senza alcun tipo di problema. Poi abbiamo effettuato anche un gancio per poter tenere aperto a 90
il cancello così da poter aprire i portelloni senza alcun tipo di problema. Ovviamente viaggiando vi abbiamo già parlato che è necessario per noi avere un veicolo in più, quindi non abbiamo scelto la moto per il semplice fatto che la moto necessita di documenti come il mezzo, e ogni volta sono doppi documenti, doppia assicurazione ed è un po' più complicato per entrare in alcuni paesi. Quindi abbiamo optato, come vi abbiamo già spiegato nei video in passato, di scegliere una bicicletta elettrica, che è una piccola moto in realtà, perché questa è una bicicletta con le ruote molto larghe, quindi puoi accedere in terreni abbastanza sconnessi, sabbia, fango, quello che è, e ha un'autonomia di 150 km, ovviamente dipende dalla pendenza, e soprattutto ha una velocità veramente importante, cosa illegale in Italia, ma per noi che viaggiamo all'estero non ci interessa più di tanto questa storia della legalità, e quindi per noi è veramente fondamentale poter raggiungere in caso di necessità luoghi abitati, perché molto spesso ci troviamo in luoghi deserti, e quindi poter raggiungerli con la bicicletta in modo comodo è molto interessante per quanto ci riguarda. Quindi abbiamo con noi la Engue X20, che veramente abbiamo utilizzato molto anche lo scorso anno per andare a lavorare in Svizzera, ed è comodissima, adesso ce l'abbiamo da più di 6 mesi ed è veramente molto molto comoda, possiamo confermare che è un ottimo prodotto. Quindi per poter portare con noi questa bicicletta, che comunque ha un peso importante, era necessario realizzare un porta bicicletta. E questa volta mi sono ingegnato io, dopo aver comprato la saldatrice, e ho realizzato un porta bicicletta da appoggiare sulla ruota di scorta. E sono molto soddisfatto perché è molto comodo, molto facile da montare e da smontare in caso di necessità, ovviamente, per poter portare giù la ruota di scorta, e ora ve lo mostriamo. Un altro lavoro che abbiamo effettuato sul posteriore, ed è stato il mio primo lavoro di saldatura, sono la griglia, le griglie di protezione dei fari. Era necessario perché erano veramente troppo esposte. Come vi dicevo, abbiamo installato 4 gavoni, 2 piccoli e 2 grandi. Quindi questi sono di 80x40 e un altro 35x35. Da questo lato, nel 35x35, abbiamo... Disordine, però una busta con funi e cinghie di ogni tipo, veramente tante cinghie e funi, tra cui anche la nostra verandina che non abbiamo ancora installato, che è una semplicissima vela di copertura ombreggiante, e poi ovviamente cinghie di ogni tipo, tra cui anche quella di traino, questa da 18 tonnellate che abbiamo acquistato lo scorso anno a Valoir. E l'amaca che rimane sempre qui pronta ad essere installata. Quindi comunque in un gavoncino così piccolo, 35x35, riusciamo a stivare parecchie cose. Nel gavone più grande abbiamo all'interno parecchi attrezzi, di cui trapano avvitatore flessibile che portiamo sempre con noi, può essere sempre utile. Poi ovviamente cose che si utilizzano tutti i giorni, come il doccino esterno, il filtro per l'acqua, il prefiltro, pasta lavamani, diversi cricchetti, punte per avvitatore, WD-40, un po' di tutto, un po' di attrezzi vari, diciamo. Qua c'è la cassetta degli attrezzi. C'è un po' di tutto. Questo gavoncino piccolo che abbiamo dall'altro lato, abbiamo un po' di pezzi di ricambio del camion, grasso, manometro. Questo scompartimento l'ho creato apposta, è stato fatto volutamente più basso il gavoncino per poter ritirare sempre e in modo comodo dei tacchetti per sollevare il camion. Da quest'altro lato invece il gavone grande viene utilizzato per di tutto. Qua c'è il manometro, il cavo elettrico, dei teli di copertura, poi abbiamo 2 cassette, una blu scura, una blu chiara, una per di cose idrauliche e l'altro per cose elettriche, vari connettori, la pompa di ingrassaggio, un'altra cassetta con solo chiavi all'interno, e poi da poco abbiamo anche acquistato la griglia per il pesce.
questo ve l'avevamo già mostrato, questo è un contenitore, un gavone per la bombola del gas, e qui invece c'è quello con lo scarico, il serbatoio di scarico della doccia soltanto. Abbiamo deciso di fare due serbatoi a parte, in primis perché all'interno non c'era più spazio per le acque grigie, abbiamo dato la priorità alle acque chiare, e poi per una questione di avere più autonomia da quel punto di vista, perché appunto introducendolo, se avessimo deciso di metterlo all'interno, quindi collegare sia lo scarico del lavandino che con la doccia, ovviamente la quantità di litri a disposizione era molto inferiore, invece così abbiamo una maggiore autonomia. I parafanghi pulitissimi in questo momento, verniciati da Eli, se vi ricordate erano bianchi, abbiamo deciso di verniciarli di nero con la tinta Raptor. E siamo veramente contenti, perché comunque all'inizio non ci sembrava, ma poi invece ci siamo resi conto che bastava dargli il tempo di asciugatura alla Raptor e sono molto molto resistenti. Poi molte persone ci hanno chiesto perché non dipingete anche la cabina. Molto semplice, perché è messa bene, quindi non è una spesa fondamentale in questo momento, quindi preferiremmo farla più avanti. Per il momento va benissimo così, e vi dirò, anche il rosso non ci dispiace. Sì, per adesso va benissimo. Un altro lavoro importante che Sebastiano ha realizzato prima della partenza è la realizzazione di questo gradino, che può cambiare molto facilmente la sua forma, perché in caso di terreno disconnesso non è fisso, quindi può andare a piegarsi senza andare a creare dei problemi, che mi permette con più semplicità di accedere direttamente alla cabina. L'ultimo lavoro che ho realizzato prima della partenza è stato il portapacchi. Mi sono lanciato in questa sfida perché per me comunque è stata una sfida, è da poco che ho iniziato a saldare ed è un lavoro un po' più complesso, ma sono molto soddisfatto di come è uscito. Abbiamo realizzato un portapacchi per poter portare in modo più semplice le tavole da surf, le piastre per la sabbia e poi il pannello fotovoltaico che abbiamo aggiunto. Risulta un portapacchi molto leggero, perché infatti pesa solamente 25 kg e non abbiamo aggiunto troppo peso alla cabina, che comunque è ribaltabile, è molto semplice però funzionale.